seduta alla batteria. Come si dice? Sgabelli e sedute alla batteria. Praticamente, come secondo me bisogna stare seduti quando si è sullo strumento. Ovviamente, come sempre, io vi do la mia idea, poi ognuno fa un po' che cavolo vuole. Allora, perché io voglio parlare di questa cosa qua? Perché secondo me è una cosa veramente molto molto importante. Tante volte tendiamo un po' a sottovalutare come stiamo seduti, quanto il seggiolino è alto, eccetera eccetera, ma è veramente indispensabile. Perché per prima cosa, se noi abbiamo il seggiolino settato bene, suoniamo meglio, perché siamo più tranquilli. Seconda cosa, ci fa proprio meglio alla salute, cioè suonare con l'altezza del seggiolino sbagliata non fa troppo bene alla salute, non fa bene alla schiena, non fa bene alle spalle, non fa bene a niente. Quindi è importante, prima di suonare, pensare bene a come siamo seduti, se siamo comodi, eccetera eccetera. Come dobbiamo settare il nostro seggiolino? Vi racconto un attimino questo aneddoto, perché è una cosa che mi ha fatto cambiare completamente il mio modo di pensare, il mio modo di sedermi alla batteria. Circa 5-6 anni fa circa, io suonavo molto 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 alto. Adesso non posso farvi vedere quanto, perché addirittura questo seggiolino su cui sono seduto non arriva neanche a quell'altezza a cui suonavo, perché io ero, non dico in piedi, ma quasi, l'angolazione delle gambe era praticamente questa. Quindi quando suonavo io ero veramente molto alto. Perché avevo deciso di suonare così? Perché arrivavo molto bene a tutto, cioè io sto sudando, fa caldissimo, avevo tutti gli strumenti, tutti i tamburi, tutti i piatti a portata di mano, diciamo, quindi era tutto molto più semplice. Ma il problema di suonare così alto è che finivo i concerti, quando facevo magari un'ora e mezza, due ore di concerto, lo stanco molto. Perché? Perché stavo quasi in piedi, seduto quasi sull'angolo del seggiolino, quindi facevo una fatica pazzesca. Io sinceramente suonando non mi accorgevo, ma quando finivano i concerti era un disastro. Un giorno vado a suonare in un posto e, dato che io ogni tanto mi dimentico le cose, sono sbadato, quel giorno mi sono dimenticato il seggiolino. Ma il problema è che ero lontano e mica potevo tornare a casa a prendermi il seggiolino. Quindi ovviamente nessuno aveva un seggiolino da batteria, ero in un locale, ho deciso di usare una sedia al posto del mio seggiolino. Quella sedia però aveva una seduta normale, sicuramente non era alta come il mio seggiolino. Quindi io ho suonato sulla sedia molto molto più basso e mi sono dovuto montare la batteria completamente diversa, perché montandola alta come facevo di solito non ce l'avrei mai fatta a suonarla. Però mentre suonavo e soprattutto quando ho finito il concerto, ho detto: ma aspetta un attimo, primo non sono stanco e non ho male alle gambe come al solito, secondo ho suonato molto più tranquillo, cioè ero molto tranquillo mentre suonavo, mi sembra di aver suonato anche meglio. Quindi di lì in avanti ho detto: ma forse sto sbagliando qualcosa con questo seggiolino, e ho fatto un po' di prove. Ho provato a suonare alto, poi ho provato a suonare molto basso, e in pratica ho capito che il seggiolino va settato in base alla propria comodità. Come vi dico sempre, quando studiamo la tecnica noi dobbiamo essere comodi, non dobbiamo mai tirare i muscoli, giusto? Quindi star seduti alla batteria e suonare la batteria deve essere la stessa cosa. Noi non dobbiamo avere nulla in tensione, dobbiamo essere seduti come siamo comodi. Quindi in generale la cosa che vi consiglio di fare, anche se siete tranquilli di sedervi nel modo giusto perché siete comodi così, provate a fare qualche variazione, così da capire se magari in realtà il modo che state usando non è perfetto per voi. Io pensavo di suonare benissimo quasi in piedi perché avevo tutto perfettamente lì, ma in realtà ho capito che non era così. In generale comunque il consiglio che vi do, oltre ad essere comodi, Nico McBrain è comodo seduto praticamente per terra con la batteria lassù, e che gli dici va bene così. L'unica cosa è che se noi ci sediamo per terra la nostra schiena... Il consiglio che do è quello di mettersi con le gambe non proprio a 90 gradi, ma un pochettino di più. Così adesso vi faccio vedere. Così ho le gambe a 90 gradi, tiro ancora un pelino su il seggiolino. Ecco qua, per me è la posizione perfetta. Tra l'altro raga, consiglio, non state mai così a suonare sul bordo del seggiolino, perché vi fate del male, ma state abbastanza ben seduti. Perché? Perché siete molto più comodi. Quindi gambe un pochettino più di 90 gradi, volendo ancora un pelino più di come sono io adesso, e seduti bene sul seggiolino. Per quanto mi riguarda questo è il modo migliore, almeno per me è il modo migliore, perché per prima cosa sono comodo, perché sono seduto praticamente come sono seduto di solito, e il fatto di alzarsi un pelino mi aiuta, perché come facevo ai tempi riesco ad arrivare meglio agli altri pezzi della batteria. La cosa importante però raga è la comodità. Quando voi vi sedete dovete essere comodi. Io con questo la finisco qua, vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, rilassate raga, ciao.